Ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato, siamo a pochi giorni dalla chiusura, occorre soprattutto operare qualche operazione in uscita. Si parla tanto dell'uscita di Letizia, per esempio, a che punto è questa trattativa? Beh, è una trattativa non semplice, perché c'è qualche squadra che lo sta richiedendo, ma allo stesso tempo c'è un discorso legato al suo contratto, essendo un prestito biennale da parte della Reggiana, non è semplice da risolvere. Quindi stiamo vedendo vedremo in queste ore come riusciremo a metterlo a posto. Ecco. Stesso discorso per gli altri elementi ritenuti in uscita, almeno per quello che dice Radiomercato, vale a dire Quinto e forse qualche altro elemento. Coletti sembra essere rientrato, no? Beh, per quanto riguarda Marcello, l'ho detto in più occasioni, è più che altro la voglia di mandarlo a giocare, considerando che sta trovando poco spazio. Un giocatore che ha dato tanto a questa maglia ed è giusto che vada a trovare delle nuove motivazioni. Un giocatore fondamentale, sempre stato fondamentale in questo gruppo. E quindi ci auguriamo e speriamo che lui possa trovare qualche società che lo possa prendere e gli possa dare la possibilità di rimettersi in carreggiata. Per quanto riguarda invece le altre uscite, vedremo nei prossimi giorni, perché non è questione di rientrare o non rientrare su qualche calciatore. Si fanno delle valutazioni in base anche alla lista degli over e a quelle che sono le necessità da parte dell'allenatore. Quindi in questi giorni faremo ulteriori valutazioni. A proposito delle necessità dell'allenatore, sicuramente non disdegnerebbe l'arrivo di un esterno sinistro. La trattativa con la Carrarese per Floriano sembra, insomma, difficile da portare a termine. E c'è una voce che vorrebbe un ritorno di Fiamma del Foggia sul Rossotto del Catania. Beh, quella di Floriano non è ancora del tutto chiusa, è ancora una situazione calda. Ci sono anche altre situazioni in ballo. Altri giocatori che stiamo monitorando, vedi Milinkovic, Russotto è un giocatore importante, un giocatore che abbiamo cercato anche in passato, però ad oggi non ci sono i presupposti. C'è qualche arrivo invece per quanto riguarda qualche under che verrà a provare qui a Foggia con la speranza magari di rimanerci? Sì, domani dovrebbe arrivare un ragazzo in prova, un ragazzo di colore, un ragazzo francese, 96, e vedremo se ci saranno i presupposti. Un giocatore interessante, ha avuto modo di seguire attraverso dei video e vediamo che cosa dimostrerà. C'è una specie di sogno nel cassetto che molti dei dirigenti stanno ventilando. Ecco, potrebbe esserci un ulteriore acquisto importante, magari in uno dei reparti dove c'è anche già abbondanza, tra virgolette, parliamo dell'attacco. Beh, è venuta fuori la voce in questi giorni di un attaccante che stiamo valutando. Ci sarà qualche incontro a breve, se ci saranno i presupposti si sarà preso in considerazione, altrimenti andremo avanti con quelli che abbiamo. Grazie per Grazie a voi. voi.